Allora, benvenuti a questo nostro approfondimento. L'avete già visto, abbiamo ospite in studio il presidente della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti. Buongiorno, grazie di essere qui per parlare di un'iniziativa particolare. Ecco, vediamo anche il titolo, Il Coglio incontra la Barcolana. Quindi un'iniziativa che vede quest'anno protagonista anche la Fondazione Villa Russitz, proprio alla Barcolana di quest'anno. Allora, come mai avete deciso di fare questo matrimonio? Intanto buongiorno a tutti, buongiorno a lei, buongiorno ai telespettatori di Telequattro. Ma direi che la Camera di Commercio si è messa in prima fila assieme alla Regione e ad altri enti per il salvataggio di Villa Russitz. C'è stato un salvataggio nel 2020 dove questa gloriosa fondazione sta passando un brutto periodo. In piena pandemia come Camera di Commercio ci siamo mossi, mi sono mosso con banche eccetera, insomma da 2 anni sono diventato presidente di questa fondazione. La fondazione forse non tutti sanno, conoscono Villa Russitz per i vini, ma non È sanno vero. che magari esiste una casa famiglia da tantissimi anni, dal 1868, prima educandato, poi orfanotrofio durante le guerre e via via. Si è sviluppata, oggi una casa famiglia, in questo momento abbiamo 17 ragazze e ragazzi che vanno dai 7 anni ai 17 anni e produciamo vino per sostenere questo educandato. La storia è molto lunga, non è il momento oggi di fare tutta la storia, però è una storia vincente, bella, di lei, Elvin Ritter, poi de la Tour, Theodore de la Tour è francese. Si mettono assieme, papà regala questa tenuta e via via una storia di 100, di 140 anni, 150 anni e passa. 168 anni per esempio. 168 anni, quindi davvero una Però grande parliamo dei nostri tradizione. tempi, parliamo di cosa. Io sono lì da presidente di questa fondazione e stiamo lavorando per rilanciare i vini, ma soprattutto per far stare meglio i ragazzi. La Barcolana quest'anno, come ogni anno, un tema, quest'anno c'è l'inclusione, ci sembrava giusto e corretto. Già ci eravamo approcciati con varie iniziative, ma quest'anno Villa Russitz ha voluto essere in Barcolana in maniera importante, tanto che metteremo nella saccoccia della sacca di Barcolana, ci sarà una bottiglia di ribolla gialla, vino autoctono di Villa Russitz. Detto questo, insieme a questo ci sarà tutta una serie di come dire, valorizzazioni del territorio Coglio con Barcolana. Noi vogliamo non soltanto parlare di Villa Russitz, ma vogliamo parlare del Coglio. Il Coglio a tutto tondo, Villa Russitz è un faro, Villa Russitz è un bene pubblico, un bene di tutta Certo, la regione, non è un'azienda assolutamente. privata. Che deve far utili per sostenere i ragazzi e farli stare sempre meglio. Difatti, fra questi utili c'è in programma di creare 4-5 appartamenti per tenere i ragazzi dai 18 ai 21 anni, per esempio, per inserirli poi nel mondo del lavoro. Allora, tutto questo lavoro e questa conoscenza che mi sono reso conto, tra l'altro, che tanti triestini, così tanti come tanti friulani, non conoscono Villa Russitz per la Quello che hanno in casa, fondazione, la insomma, conoscono davvero. per il vino, ma non Per i per la vini, fondazione. sono celeberrimi, però è chiaro che esiste anche questa realtà davvero che aiuta tanti ragazzi, no? Tante persone giovani, quindi è bene sostenerla. Quindi in che modo si concretizzerà proprio questa presenza di Villa Russitz alla Barcolana e come si sposa poi anche la presenza del Coglio, che questa è già un po' più tradizionale, no? Per Il la Coglio noi Barcolana. l'abbiamo portata nelle ultime edizioni come Camera di Commercio, È nel vero. nostro stand della Camera di Commercio è presente il Coglio anche con i vini Villa Russitz. Diciamo che il lavoro da fare assieme è cercare di far conoscere sempre più la fondazione, inserire questi ragazzi e ragazze, almeno quelli più piccoli in certe situazioni, quelli più grandi in altre, iniziali grazie a Barcolana li porteremo nelle barche. Li faremo fare dei corsi ai più grandi, grazie a Barcolana, in accordo con il Teatro Rossetti, per esempio, con il presidente Gambassi, saranno invitati a teatro. Insomma, cerchiamo di includere questi ragazzi, ospiti della casa famiglia, ad avere una visione, non che stiano sempre in casa famiglia,
sport e scuola, adesso è iniziata questi giorni, ma che possono vivere la regione ospiti di varie istituzioni, ed è per questo che abbiamo voluto, in una vetrina così importante come la Barcolana, far conoscere bene questa fondazione. Benissimo, quindi in questo modo insomma sarà una barcolana per far conoscere la Esatto. fondazione, ma anche raccoglierete insomma anche i frutti, no, di questa partecipazione, immagino. Sì, noi d'altra parte Villa Russi è aperta per degustazioni, visite, matrimoni e tutto quello che vogliamo. Mi faccio un po' di pubblicità, ma è un bene Beh, pubblico, per cui non mettiamo in tasca niente a nessuno, ma solo certo. beneficenza, per cui due parole posso anche dirle. Il Coglio, come tutti conoscono, quasi tutti conoscono, una zona bellissima. Abbiamo vini di qualità, e a capo di tutto questo ci sono 100 ettari della fondazione di cui si coltivano, si producono questi famosi vini. Il lavoro nostro sui ragazzi è di trovare il posto di lavoro a quelli più grandi. Quest'anno abbiamo la gioia, finalmente dopo 5 anni in casa famiglia, di una ragazza che inizierà il percorso universitario. Che non è Quindi, così scontato certo, sempre, però è assolutamente. una soddisfazione per tutti noi. Un'altra inizierà il corso di cucina. Fra non molto, all'interno di Villa Russi ci sarà l'Academy del Gambero Rosso, per cui formazione per questi ragazzi e ragazze nel campo dell'enogastronomia, della Enogastronomia. viticoltura. Insomma, stiamo cercando di dare un futuro a queste persone, a questi giovani che veramente sono stati portati via le famiglie, chi per sempre, chi temporaneamente, ma che trovano in questa accoglienza. Noi abbiamo 12 educatori, che sono 24, sono 24 con loro. È chiaro, quindi Per cui insomma è un lavoro importante, a me gratifica molto, a me con tutta la Camera di Commercio, a tutti i nostri collaboratori. C'è un direttore bravissimo che lavora con me. Ci sentiamo ogni giorno, insomma, c'è un lavoro di squadra di non poco conto, per cui positivo. positivo. E fra l'altro il tema dell'inclusione è proprio il tema scelto, no? Proprio per l'edizione di quest'anno. Esatto. È sempre stata molto attenta la Barcolana a dire la verità su queste tematiche, però proprio l'inclusione è il motivo Sì. conduttore, il filo conduttore di tutta la manifestazione Sì, della ci Vegata sarà un momento Bocchini. quest'anno anche in cui avremo tutti i ragazzi e le ragazze in barcolana, ospiti su una barca, e alcuni di loro li ospiteremo, ma così, senza far tutta pubblicità, perché non deve essere ragazzi che mettiamo in mostra. Noi li portiamo a vivere la barcolana come fossero qualsiasi, senza Certo. vetrine, senza televisioni, senza articoli. Però vivranno questa kermesse meravigliosa, si faranno un'idea di una giornata bellissima in Barcolana, insomma. Quindi sport, solidarietà e l'eccellenza del Lavoro, lavoro, formazione, formazione, istruzione. perché questo è il dato anche importante, Sì, no? sì. È quello che si vuole comunque sostenere. Tornando però anche naturalmente al prodotto d'eccellenza, che è quello dei Il vini prodotto, per cui è Vina conosciuto, Russiz, no? prodotto di eccellenza. Noi produciamo circa 220.000 bottiglie. I vini sono conosciuti, il nostro Savignon famoso, Graf della Turi, Merlot, Graf della Turi. Insomma, abbiamo tutta una serie di prodotti di cui vengono a degustarli tanti austriaci, tanti americani, tanti inglesi, oltre che tanti italiani. Insomma, poi in una prossima puntata magari spiegheremo cosa stiamo facendo per il futuro, quale sarà lo sviluppo, cosa Perché avete già abbiamo un grande qualcosa progetto per Villa Russis, che sarà un grande attrattore di tutto il Coglio, per cui un in chiave progetto che turistica, immagino. stiamo preparando, quando sarà pronto lo faremo vedere alla regione, che ci sta vicino, devo dire la verità, in questa missione. Guai se non ci fosse stata anche la regione, per cui tanto applauso anche a Presidente Federica e a tutti gli assessori che ci stanno vicino. È un impegno in più che mi sono preso sicuramente, però un impegno di cui lo svolgo veramente con gioia, perché ogni volta che si va, e questo vi dico, provatelo anche voi, che si va a Villa Russitz a fare una passeggiata nel parco o assaggiare qualche vino, l'ambiente è prano, ci si rilassa proprio, si sta bene sia d'estate che d'inverno, per cui
Invito tutti a venirci a conoscere, la nostra Serena, la nostra Kenya, il nostro Giulio, saranno ben lieti di accogliervi e spiegarvi cos'è Villa Russi. È una bellissima realtà, ricordiamo anche ai nostri telespettatori che magari non lo sanno dove si trova esattamente. Certo. No? E Villa Russi si trova nell'ex provincia di Gorizia, ecco, nel comune di Capriva del Friuli. Capriva del Friuli, no? Quindi 35 minuti da Trieste. Sì. 35-40 minuti, insomma, ci è un paradiso, tutto il Collio è un paradiso. È vero, e fa parte, perla, a pieno titolo, insomma, della zona del Collio, è davvero una villa antica, dicevamo prima, sì, insomma, sì. Una lunga storia, una lunga tradizione. Storia, c'è una cantina antica più vecchia del Collio. È vero, anche questo. Beh, c'è la storia, se ho qualche minuto. Prego, sì. Cioè, perché tutto è molto nasce, interessante. Villa Russi nasce che il barone Ritter ha un grosso industriale di Gorizia, parliamo del periodo Austria, l'impero austro-ungarico, certo. No? Nel 1868, mette su un'azienda tessile a Gorizia, fonda la Camera del Commercio della Venezia, no, della Venezia di Gorizia, la fonda proprio Ritter, abbiamo i suoi ritratti in camera, crea delle scuole e asili per i figli dei dipendenti e crea le case per i dipendenti, per cui era già un visionario allora. Ha una figlia che giravano nelle corti europee, si incontra con Théodore de la Tour, francese, cattolico, lei protestante, si incontrano in queste sedi, questi castelli, queste corti europee, si innamorano, vogliono sposarsi e il papà gli regala i 100 ettari del Collio dove oggi c'è Villa Russi. E nel tempo, proprio in quel momento lì, c'è una grande malattia delle viti, che le viti in pratica muoiono tutte. Lui è agronomo, la leggenda racconta che quando andava a trovare la sua famiglia in Francia ritornava con 3-4 carrozze con dei mazzi di fiori giganteschi che non erano altri che le barbatelle del Savignon, del Chardonnay, del Merlot, del Cabernet, e così ha portato i vini francesi nel Collio. Non possono aver figli, lei allora mette su questo educandato, perché allora le donne non potevano né studiare, né leggere, né scrivere. E per cui lei, anche lei visionaria come mio papà, crea l'educandato. Anticipatrice dei tempi. Anticipatrice davvero. Dei tempi, poi la storia continua, arriva la prima guerra mondiale, arriva l'Italia, deve scappare, per tutto quello bene che ha fatto le danno un corridoio preferenziale, torna a Treffen in Austria, che lei è nativa di Treffen. E a Treffen cosa fa? Fonda un'altra cosa come Villa Russi. Uguale a senza a i vini, ma per i bambini, per gli anziani, eccetera, eccetera. Certo. E per cui lascia il suo lascito alla Adele Ceruti, un'altra nobildonna che viveva a New York, figlia di un ambasciatore, e lei porta avanti negli anni, e il lascito vuole che tutto il valore della zona, la produzione di vini e tutti i ricavi vadano al sostegno di questa casa famiglia. E arriviamo fino ai giorni nostri, quindi alla partecipazione per la prima volta in questa modalità proprio di sì. Fondazione Villa Russi alla Barcolana 55, Barcolana, esatto. Insomma, di quest'anno del 2023, quindi l'appuntamento naturalmente è alla Barcolana, certo. Con tutti i ragazzi, appunto, saranno spazi fra la gente, esatto. Con i nostri educatori, e li faremo vivere una giornata veramente stupenda, e poi nel nostro stand alla Camera di Commercio, che ha avuto un ruolo e ha un ruolo importantissimo in tutta, certo. Questa faccenda, con tutta la giunta che mi ha appoggiato e il consiglio, direi che saremo tutti là a accogliere tutti chi vorrà starci vicino. È chiaro, quindi per tutte le informazioni, poi per chi volesse approfondire la conoscenza, sito nostro, ci sarà sia sul sito della appunto, Camera che quello sia, di Villa Russi. Proprio allo stand, no? Potranno, esatto. Trovare comunque i cittadini tutte le informazioni del caso su questa importante realtà, quindi pensate di replicarla anche l'anno prossimo? Adesso un con il vertice della Barcolana ci stiamo lavorando. Bene. Vorremmo sicuramente continuare, perché c'è tanto da fare, magari ampliando, facendo delle cose diverse, ma sicuramente questo binomio continuerà.
Benissimo, allora noi ringraziamo davvero il presidente anche della fondazione, Sì. no? Della fondazione Villa Russitz, ma anche della Camera di Commercio Venezia Giulia, Antonio Poletti, per essere stato con noi e torni presto a trovarci per aggiornarci sui vari progetti, anche per quel Certo. progetto di cui ci Il parlava futuro, prima, parleremo insomma del per il futuro. futuro, immaginiamo insomma in chiave di sviluppo e di anche turismo Certo, probabilmente, no? certo. Grazie, grazie davvero e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Grazie. Grazie a voi. Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura il caso dello stadio Rocco Inagibile che dell'esilio a Fontana Fredda per la Triestina diventa un caso politico. Vediamo subito il servizio di Marco Stabile. Le polemiche di tifosi e non solo sullo stadio Rocco Inagibile e la Triestina costretta ad emigrare a Fontana Fredda per le prossime partite casalinghe diventa un caso politico. Un vertice di maggioranza è stato convocato per domani. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, sarà a colloquio con i vertici provinciali di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La vicenda della rizzollatura effettuata in ritardo e presumibilmente inadeguata dello stadio dedicato al Paron dopo il concerto dei Maneskin ha fatto infuriare le segreterie politiche di più di un partito. Di mezzo c'è un'ammonizione già evidente per l'assessore comunale allo sport Giorgio Rossi, già in precedenza non particolarmente popolare fra i vertici del centrodestra. L'infastidimento per la brutta figura nella gara con il Trento, con zolle che saltavano come ranocchi attorno al lago di Percedol, non sarebbe andata giù nemmeno ai vertici regionali. La regione infatti ha sposato la causa dell'Unione con 200.000 euro di investimento e soprattutto il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, caro al governatore Massimiliano Fedriga. Sentire critiche all'impianto in diretta nazionale e apprendere della sospensione del campo per impraticabilità da parte della Lega Pro non è stato certo un bel messaggio. Molto probabilmente domani una soluzione politica verrà trovata, ma è evidente come la posizione del fido scudiero del sindaco al momento non sia delle più comode. Quanto al futuro della Triestina, però, una parola nero su bianco la mette il sindaco di Muggia, Paolo Polidori, segretario nostrano della Lega e super tifoso della Labarda, in merito ai programmati concerti di Ultimo e Max Pezzali per il 2 e 9 giugno prossimi, che coinciderebbero con le date degli eventuali playoff di Serie C. Qualora la Triestina dovesse accedere ai playoff, ha sottolineato a Tele4 Polidori, è impensabile che la squadra di Trieste sia costretta a giocarli a Fontana Fredda o altrove. Il bolide da fuori area, pardon, il messaggio politico è partito, forte e chiaro. E sulla vicenda e anche sul caso politico è intervenuto questa mattina a Sveglia Trieste il sindaco Di Piazza. Sentiamolo nell'intervista sempre di Marco Stabile. Adesso vedo che se abbiamo quei due maxi schermi a Rocco, se si può attivare quelli potrebbe essere un'idea, hai capito? Quello davanti e quello a destra. Vediamo adesso in giornata, vedo quello che posso fare. Prima di tutto la possibile soluzione tampone, l'attivazione dei due maxi schermi del Rocco per i tifosi della Triestina. Solo 1961 fra gli abbonati che toccano quota 4.000 potranno infatti, se lo vorranno, vedere il match con la Pro Vercelli dal vivo nel Pordenonese, vista la capienza del Tognon. In città, nel frattempo, non si parla d'altro. Il Rocco è inagibile e la Triestina costretta ad emigrare, probabilmente per 2 giornate, è il tema sulla bocca di tutti. Ieri sera al Caffè dello Sport una raffica di messaggi in cui molti chiedevano anche le dimissioni di Giorgio Rossi, assessore allo sport e fido scudiero del sindaco. Niente, sto lavorando per sistemare la cosa. Allora abbiamo fatto alzare gli impianti di irrigazione, oggi mettiamo decine di cubi di sabbia sopra, ieri hanno tagliato l'erba, che arriva il consulente che è quello che gestisce anche lo stadio di San Siro, vedremo se si può giocare o meno e quando. Nessuno parla che sul Rocco abbiamo messo a suo tempo 7 milioni
perché altrimenti non sarebbe quello stadio che è in questo momento, qualche anno fa abbiamo messo. Quanto alle soluzioni, domani alle 11 la Triestina fornirà la propria posizione sul caso Rocco, dopo la ricezione della missiva della Lega Pro, che ha decretato l'attuale impraticabilità del campo. A parlare sarà il manager Giambattista Domestici. Stando ai rumors, il perito, sentito dalla società, avrebbe parlato di poco meno di un mese di tempo per rimettere in sesto il manto erboso. L'amministrazione comunale, titolare dello stadio, ha invece appuntamento giovedì mattina con l'agronomo che si occupa, fra gli altri, anche dello stadio San Siro di Milano. Anche lì i tifosi devono capire che abbiamo fatto delle cose, adesso vedremo anche se la ditta che ha sbagliato, perché non so, adesso vediamo con Castelli, voglio avere le carte in mano. Io ripeto, quello che sto facendo è attivare il campo. Ieri non era neanche male, è stato rasato, non era neanche tanto male. Devo sentire Castelli che mi deve dire se ci sono stati degli errori. Se ci sono stati degli errori, qualcuno pagherà. Di Piazza, infine, non ha mancato nemmeno una frecciata nei confronti della Lega Pro. No, sulla Lega Pro, siccome mi hanno scritto alcuni tifosi di andare a vedere alcuni campi dove si gioca, che non si dovrebbe neanche entrare, allora adesso ho chiesto a questi tifosi che vanno in giro per l'Italia di mandarmi gli indirizzi e farò verificare, dopo vedremo se la Lega Pro è a posto dappertutto in Italia, perché non immagino che in Italia ci siano tutte le situazioni che ci sono a Trieste. Oggi il rientro in classe per molti degli studenti triestini, un ritorno sui banchi, quello ufficiale avverrà domani, che però ha l'ombra del Covid, con l'aumento di casi che ha determinato una situazione di preallerta nel sistema scolastico e sanitario. Vediamo. Rientro in classe per decine di migliaia di studenti a Trieste, dalle elementari fino alle scuole superiori. Qui siamo davanti alla succursale della scuola Carducci per il rientro in classe dopo le vacanze estive. Un rientro segnato peraltro da diverse preoccupazioni, dalla questione dell'edilizia scolastica, dalla risistemazione delle scuole, a un altro tema molto molto più decisivo, ovvero la nuova impennata di casi di Covid che sta facendo discutere diversi tipi di istituti, ma anche case di cura, con ipotesi relative a mascherine che tornano in campo per quanto riguarda le case di riposo. Per quanto riguarda le scuole, ancora naturalmente si sta parlando, si sta discutendo a livello nazionale, perché la nuova variante Eris desta qualche preoccupazione. I numeri parlano chiaro, l'incidenza dei casi di Covid-19 è in aumento significativo in tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani del Consiglio Nazionale delle Ricerche in merito ai positivi al virus nei 7 giorni precedenti al 6 settembre, l'ultimo giorno in cui il governo ha reso i dati disponibili. Al netto di un indice ancora basso di ricoveri ospedalieri, il ritorno in classe di 7 milioni di studenti in Italia è chiaramente un elemento che viene tenuto sotto stretta osservazione rispetto alla diffusione della variante Eris. Mascherine e vaccini sono ancora strumenti ritenuti fondamentali per spezzare le catene di trasmissione del virus e i presidi hanno già dichiarato di essere pronti a distribuire dispositivi di protezione come le mascherine a chi le chiederà. In settimana ci sarà un incontro al Ministero per fare il punto della situazione. Se si è sintomatici, il Ministero della Salute raccomanda di rimanere a casa fino al termine dei sintomi, anche se non c'è l'obbligatorietà, evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza ed evitare di frequentare ospedali o RSA. L'indicazione è quella di evitare gli assembramenti degli alunni, soprattutto in questi primi giorni di scuola, ha spiegato Mario Rusconi dell'Associazione dei Presidi Italiani. Quanto al rientro in classe degli alunni con tampone positivo, sarà possibile 5 giorni dopo il test, ma non è più necessaria la presentazione dell'esito del tampone negativo, né alcuna attestazione di isolamento. E sempre in tema scolastico, il consigliere comunale della lista Russo Paolo Altin ha chiesto chiarimenti alla Giunta sulla situazione della scuola media Corsi, che verrà trasferita a gennaio al Molo IV. Sentiamo. A scuole già incominciate o prossime all'avvio risuona la polemica legata ai trasferimenti degli alunni di quegli istituti che necessitano di ristrutturazioni. È il caso della Guido Corsi, che da gennaio traslocherà negli spazi in fase di allestimento in Molo IV. La lista Russo in merito, assieme ai colleghi della minoranza, boccia questa soluzione e avanza una serie di quesiti. Vorrò vedere quando metteranno i container fuori dalla villa Giconsta per ospitare l'asilo nido.
Voglio vedere cosa succederà al traffico di quella parte di Sant'Andrea quando arriveranno decine e decine di famiglie a lasciare i loro bambini. Voglio capire come le famiglie accederanno, da che parte accederanno alle strutture di Molo Quarto. Se è prevista una convenzione con chi gestisce i parcheggi affinché le famiglie possano transitare senza pagare alcunché. Vorrei sapere perché alle famiglie viene chiesto di firmare un patto di corresponsabilità per il servizio di scuolabus, laddove io credo che un'amministrazione seria debba decidere che o lo scuolabus viene dato o lo scuolabus non viene dato. Non è possibile che si chieda alle famiglie che almeno il 60% dei viaggi vengano fatti sullo scuolabus. Mi chiedo chi controlla. A stretto giro la replica dell'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi, che oltre a rispondere sul caso della scuola Corsi al Molo Quarto ha tracciato anche una panoramica completa sugli interventi effettuati sul fronte dell'edilizia scolastica a Trieste. Sentiamola. Quel sito è stato scelto assieme alla dirigenza scolastica perché è ritenuto idoneo. Stiamo facendo dei lavori per adattarlo ad aule. Ovviamente saranno delle aule a norma, noi non mettiamo i ragazzi in posti che non sono adatti a una scuola, quindi abbiamo fatto gli interventi per renderla fruibile da una scuola, e ci sarà e c'è anche un rapporto con i vigili del fuoco che sono a conoscenza che lì ci andrà una scuola. Quindi questo è quello che ci tengo a dire. Poi sono emerse altre critiche a questa amministrazione in merito al trasferimento. Il contenitore sarà un contenitore quindi moderno, e anche la dirigenza scolastica ci dice potremmo fare delle lezioni innovative perché è un contenitore nuovo rispetto a una scuola diciamo tradizionale. E poi lamentele sul fatto che di fare ad esempio una convenzione con il TTP per far accedere i genitori, anche qui non si conosce il tema, c'è tutto un percorso per accedere al centro congressi, lì abbiamo un asilo, ci sono le mamme con i passeggini che entrano in una situazione assoluta sicurezza ogni giorno perché c'è le zioni da fianco, quindi potranno anche entrare i ragazzi. Per di più c'è anche un periodo di tolleranza che prevede il parcheggio entrata uscita per chi deve portare, scaricare e caricare il figlio dalla scuola, quindi sono veramente critiche pretestuose e senza senso. Quello che è importante è lavorare e trovare soluzioni alternative, come abbiamo fatto per la Sauro Spaccini, che da oggi comincia nel nuovo plesso scolastico con un trasporto scolastico a carico del comune, con dei lavori di adeguamento di quella struttura che ospiterà materna e scuola dell'infanzia a carico del comune, fatti in un mese e mezzo, quindi anche questo è un'operazione che è andata a buon fine. Abbiamo gli asili nido, due che hanno un inizio posticipato e che garantiamo quindi che il 1° ottobre rientreranno nelle loro strutture, una di queste in via Frescobaldi dove saremo la prossima settimana in conferenza stampa, quindi stiamo operando in diversi settori, sono oltre 30 milioni di euro di interventi nell'edilizia scolastica che questa amministrazione si sta facendo carico. Completata la sostituzione degli infissi alla scuola primaria Dardi, oltre ad aver portato a termine la sostituzione di tutti i serramenti, la scuola è stata oggetto di altri interventi di riqualificazione necessari a ampliare l'offerta scolastica con la realizzazione di una nuova mensa che verrà completata entro quest'anno con il recupero dei vani in uso all'ex custode. Spesa complessiva prevista pari a 150.000 euro. Inoltre nel piano triennale delle opere è stato programmato l'intervento di riqualificazione del cortile interno con rifacimento di tutti gli intonaci deteriorati, delle facciate e la realizzazione di una nuova pavimentazione interna per rendere fruibile un nuovo spazio ludico all'aperto. Sorpreso dalla polizia, siamo alla cronaca con lo zaino pieno di droga. Arrestato uno spacciatore di 18 anni a Gorizia. Sentiamo. A Gorizia, ma il consueto via vai per prendere la droga e portarla a casa in attesa delle successive rivendite, lo ha tradito. La Polizia di Stato è riuscita a individuarlo e arrestarlo. Si tratta di un 18enne che è stato fermato dai poliziotti nella serata dello scorso lunedì 4 settembre. Un equipaggio della squadra volante della Questura, nel corso della consueta attività di controllo del territorio, si è insospettito dopo aver incrociato un ragazzo in via Torriani, in sella a una bicicletta, con uno zaino in spalla. All'attenzione dei poliziotti non è sfuggito un dettaglio. Pochi minuti prima avevano visto la stessa persona, sempre in bici, ma senza alcuno zainetto. Quindi la decisione di fermare il ragazzo per un controllo. Il 18enne è apparso immediatamente evasivo e agitato. Le approfondite verifiche hanno permesso agli agenti di rinvenire all'interno dello zaino del sospettato diversi panetti di hashish incellofanati e occultati per un totale di quasi 600 grammi. Visto il ritrovamento della droga, il controllo degli uomini della questura si è esteso anche alla casa dello spacciatore. Nel corso della perquisizione domiciliare sono state trovate due piante di marijuana interrate in vasi di plastica alte circa
1,80 m, 8 grinder per la macinazione della sostanza, vasetti di vetro con rami e foglie di cannabis, 2 bilancini di precisione per pesare la droga e altro hashish per un totale, sommato ai panetti trovati nello zaino del ragazzo, di 630 grammi. Per questo motivo il 18enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. Allora, una notizia dell'ultima ora: è stato arrestato un cittadino italiano di 38 anni, originario di Ravenna e domiciliato a Trieste, per il reato di furto aggravato. La squadra volante della questura ha fatto, durante un servizio appunto nelle vie cittadine, ha riscontrato che erano state forzate e aperte le porte di due esercizi pubblici, uno in via dell'Annunziata e l'altro in via di Cavana. Il personale è riuscito a individuare l'autore dei diversi furti commessi in città. Probabilmente appunto si tratta dello stesso autore anche di altri furti con spaccato con la medesima modalità in altri locali, di cui vi abbiamo già parlato nelle cronache dei giorni scorsi. Nel corso degli accertamenti si è rilevato che l'uomo aveva al seguito anche numerosi attrezzi per lo scasso, quali cacciaviti, pinze, torce, un piede di porco. All'interno di uno zaino aveva anche la refurtiva compatibile con quella venduta nei negozi, appunto oggetto del furto. La merce recuperata è stata riconsegnata ai proprietari delle attività prontamente avvisati. Le impronte di questo individuo erano già state attribuite con certezza la polizia scientifica nel corso di un sopralluogo volto proprio a rinvenire le tracce di reato e a tale soggetto in occasione di un altro furto avvenuto nel mese di luglio a un chiosco nei pressi di Barcola. Quindi a questo si riferisce sicuramente, a quest'altro furto, l'altra attività appunto di questo ladro di 38 anni, originario di Ravenna e domiciliato qui in città, per il reato appunto arrestato per il reato di furto aggravato. Allora, invece 228 multe sono state comminate agli automobilisti dalla polizia locale nel mese di agosto. Vediamo. Sono 228 le violazioni accertate dalla polizia locale sulle strade di Trieste per il report del mese di agosto. L'attività capillare sul territorio ha permesso di rilevare quali siano le condotte degli automobilisti del capoluogo regionale e quali siano le disposizioni del codice della strada più violate. Tra i provvedimenti sicuramente spiccano gli 83 verbali redatti per la guida senza le cinture di sicurezza. Altro dato elevato sono le 56 sanzioni per la mancata revisione periodica del proprio veicolo. 30 automobilisti invece hanno violato l'articolo 173 del codice della strada, l'utilizzo del cellulare alla guida, fenomeno a cui prestare massima attenzione visto che genera l'elevato pericolo di trovarsi coinvolti in un incidente. 19 sanzioni sono state elevate per la mancata assicurazione obbligatoria, ma i controlli hanno fatto emergere anche 18 casi di utilizzo di macchine che erano state sottoposte a sequestro. 12 persone invece sono state sanzionate per l'utilizzo improprio del contrassegno disabili. Infine 10 verbali per la circolazione senza casco a bordo di moto o scooter. Alcune violazioni legate alla sicurezza hanno avuto una decisa impennata, 3 o 4 volte superiore rispetto ai risultati del report precedente, quello del mese di luglio. In particolare balzano in avanti le mancate revisioni dei veicoli e i casi di guida senza cinture di sicurezza. Dagli incidenti alle segnalazioni di degrado o intralcio al traffico, sono molteplici i temi delle segnalazioni che i cittadini fanno alla polizia locale ogni anno attraverso i canali tradizionali e quelli social. Vediamo. Beh, le 60 nuove unità danno la possibilità sicuramente di presidiare meglio il territorio, ma anche di essere più vicini alla popolazione. 58.000 chiamate alla sala operativa, soprattutto per richieste di informazioni, rimozioni di veicoli o incidenti, e poi ancora le segnalazioni di persona o via mail e con i canali social, in cui spiccano i 17.800 follower di Agente Gianna. Senza dimenticare i quotidiani aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale in diretta su Tele4. Sono i dati dell'attività di comunicazione della Polizia Locale di Trieste, che con l'innesto di nuovi 60 agenti ha dato un nuovo impulso al monitoraggio del territorio. Può raggiungere la polizia locale attraverso la sala operativa H24, oppure può raggiungere la polizia locale anche in forma scritta, quindi via mail o attraverso i canali social. Un accenno particolare ad Agente Gianna, molto importante a Trieste, ha quasi 18.000 follower, un fiore all'occhiello della polizia locale, anche perché tantissime sono i confronti e comunque i messaggi, i commenti che
la popolazione attraverso agente Gianna fa arrivare la polizia locale. Per il pronto intervento la sala operativa, che risponde allo 040 366 111, rimane il canale più utilizzato dai cittadini. Sul centro radio, quindi 58.000 chiamate l'anno scorso, è tradizionale per tutti i cittadini triestini, e in quel caso sono richieste puntuali per rimozione su passi carrai, segnalazione di intralci, ma anche per chiedere informazioni relativi a gare, deviazioni, chiusura di strade. Molto bene anche la classica ormai email a polizia locale, chiocciolacomune.trieste.it, dove ci sono segnalazioni di vario genere, o per degrado, o per situazioni di soste, o per segnalare anche aspetti, disturbi magari di alcuni pubblici esercizi. Allo sport, la Triestina Calcio è lieta di comunicare l'acquisizione del centrocampista turco, Teoman Gunduz, classe 2004, sottoscritto con la Triestina un accordo di durata triennale. Nato a Berlino, cresciuto in Germania, il duttile centrale si è formato calcisticamente nell'Hertha, totalizzando nella passata stagione con la formazione primavera 32 presenze con 14 reti e 2 assist. E inoltre nel giro delle nazionali giovanili della Turchia, con l'ultima convocazione nell'Under 19 risalente allo scorso marzo. Approda Trieste, nuovo rinforzo a centrocampo per mister Tesser. E il bomber della Triestina, Facundo Lescano, reduce dalla doppietta con l'Albino Leffe, protagonista anche in studio ieri sera al Caffè dello Sport. Sentiamolo. 3 punti in trasferta che hanno dato anche l'idea di quella che può essere ancora in embrione, ma di quella che potrà essere la Triestina. Sì, sicuramente sono contento di aver aiutato la squadra ieri pomeriggio in questa trasferta comunque difficile, perché siamo partiti comunque col piede sbagliato, la prima in casa purtroppo siamo rimasti in 10 e poi abbiamo perso su un Eurogol, ma penso che quella sconfitta ci abbia fatto capire che in questo campionato nessuno regala niente, ti puoi chiamare Triestina, Vicenza o Padova, ma comunque le partite vanno giocate. E poi le qualità nostre individuali ieri sono venute fuori e ci siamo amalgamati come squadra sempre di più, e quindi ancora è lunga, ma siamo contenti di ieri. Tra l'altro abbiamo visto per la prima volta in campo con l'Unione anche D'Urso, che tra l'altro ti ha messo dei palloni non da poco, e si è vista proprio la qualità, il tocco, la capacità di metterti in condizione di segnare, soprattutto nel primo gol. Sì, Cristian sicuramente ci sta dando una grande mano, insieme anche a Vallocchia, Finotto, i ragazzi arrivati per ultimi. D'Urso, lo conosciamo tutti, un giocatore che ha sempre fatto la Serie B, e quindi in questa categoria sono convinto che, come sta facendo, farà sempre di più la differenza, e si è messo subito a disposizione, quindi ieri devo ringraziarlo perché mi ha pescato bene, soprattutto nel primo gol. Io col mister ho parlato appena sono arrivato qui, prima del ritiro a Ravascletto, e a me mi ha sorpreso, perché l'avevo affrontato da avversario, ma mi ha sorpreso la mentalità che lui vuole inculcare ai giocatori, e quindi non è un caso che lui abbia vinto tutti questi campionati. Poi, conoscendolo da dentro, vedendolo ogni giorno come lavora, pretende sempre il massimo da noi, e penso che la sua bravura e quella dello staff sia anche capire ogni giocatore che caratteristiche ha e metterlo nella migliore, diciamo, condizione possibile. Quindi ad esempio l'attaccante chiede determinate cose, invece tanta esperienza che lui ci sta dando a noi, ci sta insegnando anche tatticamente tantissimo. Dicevamo, primo gol distinto, sei andato di testa, però il secondo invece veramente la volevi mettere lì, come si dice. Ce l'avevo sul piede forte, e quando poi Vallocchi ha portato via l'uomo, i difensori non sono usciti, e quindi ho visto lo specchio, ho calciato forte di piatto, ovviamente da una posizione dove non si può calciare magari più di collo, perché sei negli ultimi metri, e quindi ho cercato di calciare forte, ma m'ha angolato. Certo. Concludiamo rapidamente con le previsioni del tempo, vediamo insieme: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, per velature, nel pomeriggio probabile maggiore nuvolosità in montagna, specie nelle Alpi Carniche, temperature massime in pianura e in montagna ancora oltre la norma, 20 a regime di brezza. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.